ringraziamento per questa organizzazione di questo convegno, che sicuramente rappresenta un'occasione molto utile per fare il punto sull'esito di questo lungo negoziato, come avete detto, che si sta concludendo in questi giorni, in quanto i testi definitivi delle tre direttive dovrebbero essere approvati la settimana prossima in sede di Consiglio. È stato un negoziato appunto molto lungo e molto complesso. Il collega Peter Bennett, amico, è stato mio compagno di sventura in questo anno e mezzo, e come sapete ha avuto per oggetto la revisione delle due direttive appalti pubblici che sostituiranno le direttive 2004-18 e 2004-17 e la nuova direttiva sulle concessioni. Il mio servizio coordina la fase di predisposizione della posizione nazionale che rappresentiamo nell'ambito del gruppo appalti pubblici del Consiglio. Abbiamo istituito un tavolo permanente di coordinamento, di consultazione di tutte le amministrazioni competenti sia a livello statale che delle regioni. Ringrazio in particolare la Regione Toscana che ha coordinato la posizione delle regioni nell'ambito del negoziato e inoltre, come ha già anticipato la dottoressa Villa, rappresentanti degli operatori economici, importantissimo è stato il loro contributo soprattutto per le direttive utilities e concessioni. Per quanto riguarda la posizione che abbiamo rappresentato sia nella fase della discussione in Consiglio, che si è definita a dicembre, sia nell'ultima fase del confronto con il Parlamento, molti punti sono già noti, ne abbiamo già discusso un convegno che abbiamo organizzato a dicembre, proprio in conclusione del negoziato in Consiglio, quando è stato conseguito l'orientamento generale sulle tre direttive. Il nostro ministro aveva già in più occasioni, nei precedenti consigli di competitività, espresso la nostra posizione su delle questioni di maggior rilievo politico, che comunque sono state poi approfondite nella parte successiva dei triloghi fra Consiglio e Parlamento europeo. Mi riferisco in particolare a uno degli obiettivi fondamentali della riforma, la semplificazione, quindi l'obiettivo di avere delle procedure di aggiudicazione più flessibili. Sicuramente abbiamo sostenuto la possibilità per le stazioni appaltanti di poter utilizzare la procedura competitiva con negoziato e il dialogo competitivo, quindi un utilizzo sicuramente più ampio rispetto alla normativa precedente. Non abbiamo condiviso una proposta che inizialmente era stata presentata da alcune delegazioni in Consiglio, cioè di un uso generalizzato di queste procedure, perché riteniamo che sia comunque necessario che siano stabilite delle condizioni specifiche per il loro utilizzo, per evitare un'eccessiva discrezionalità da parte della sezione appaltante. Pertanto abbiamo sicuramente sostenuto la proposta di compromesso, che sicuramente prevede criteri specifici di utilizzo. Importante è stata anche la proposta del Parlamento, che noi abbiamo sostenuto e che quindi è stata poi confermata in sede di compromesso, cioè di stabilire l'obbligo per gli Stati membri di recepire tutte le procedure di aggiudicazione, perché a nostro avviso questo garantisce sicuramente una maggiore armonizzazione della normativa degli Stati membri. Un altro punto importante, e che poi verrà sicuramente approfondito dalla dottoressa Beneventi di Consip, è il potenziamento dell'e-procurement. E in questo sicuramente abbiamo fin dall'inizio, e quindi sia in sede di orientamento generale ma anche nell'ultima fase del negoziato, anche perché in questo il Parlamento europeo condivideva questa posizione, che è poi quella della proposta della Commissione, cioè di avere tempi più possibili e rapidi per recepire l'obbligo
di utilizzare in via esclusivamente elettronica le comunicazioni relative alle procedure di aggiudicazione. In consiglio è stato proposto di prorogare questo termine, quindi alla fine il compromesso è stato quello di estendere leggermente questo termine, quindi non è più entro 2 anni dal ricepimento, ma è possibile comunque prorogarlo fino a 30 mesi. Altro punto fondamentale, e qui sicuramente il professor Camanzi dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ve ne parlerà in seguito, io faccio solo un cenno perché questo è stato un punto per cui l'Italia veramente ha sostenuto con forza la proposta della Commissione e riguarda il titolo sulla governance. La Commissione aveva proposto di istituire un organismo indipendente responsabile del monitoraggio, della vigilanza sulla corretta attuazione della normativa sugli appalti pubblici. In Consiglio quasi la totalità degli Stati membri si è opposto all'introduzione di questo obbligo in considerazione del fatto che avrebbe comportato eccessivi oneri e comunque rappresentava un'interferenza nell'autonomia organizzativa degli Stati membri, per cui è stato completamente cassato questo articolo fin dall'inizio. Il Parlamento invece ha assunto modalità di presentazione. Sì. Dove sta? Mouse? Ecco. Secondo me, ecco, scendo. Vedi? Perché? Sono quasi, scusate. È quello, ce l'ho fatta. Grazie. Grazie a lei. Una posizione sicuramente favorevole alla proposta della Commissione, quindi tempi più brevi per l'invio dei report di monitoraggio alla Commissione da parte degli Stati membri. Abbiamo sostenuto di mantenere l'obbligo di invio dei dati statistici sugli appalti sopra soglia alla Commissione, tuttavia la soluzione prevalsa di compromesso è quella sicuramente di attenuare la portata di questi obblighi, quindi di allungare i tempi, quindi le relazioni di monitoraggio potranno essere trasmesse ogni 3 anni alla Commissione e soprattutto non c'è più l'obbligo di inviare i dati sugli appalti sopra soglia, ma soltanto su quelli sotto soglia. E su questo quindi noi abbiamo sempre sostenuto un testo più ambizioso in questo contesto, ma alla fine devo dire che siamo stati assolutamente isolati. Venendo invece alle questioni di rilievo sicuramente politico che sono state oggetto del negoziato in quest'ultima fase col Parlamento europeo, e che sono stati oggetto di discussione sia a livello di gruppo di lavoro appalti pubblici che in Coreper e nei triloghi informali fra Consiglio e Parlamento. Una delle questioni sicuramente più importanti, anzi direi che è stata una red line per il Parlamento, per tutto il negoziato, perché è una key issue per il relatore Tarabella al Parlamento per le direttive appalti, è quello di rafforzare i criteri sociali e ambientali negli appalti, quindi l'uso sostenibile degli appalti. In particolare il Parlamento ha proposto e quindi il primo emendamento parlamentare in questo contesto è stato l'introduzione dell'articolo 15 paragrafo 2 della direttiva appalti, che introduce un obbligo per gli Stati membri di garantire che nella fase di esecuzione del contratto gli operatori economici rispettino gli obblighi che sono contenuti nella normativa ambientale in materia di diritto del lavoro e sociale, sia nella legislazione europea, sia in quella nazionale e soprattutto negli accordi collettivi, oppure nelle normative internazionali che poi sono elencate nell'allegato 11 della direttiva.
Da parte del Consiglio, ma anche della Commissione, sono state sollevate fin dall'inizio perplessità forti sulle possibili problematiche di contrasto di questa disposizione con la normativa europea e soprattutto la direttiva di stacco dei lavoratori, in quanto il richiamo agli accordi collettivi avrebbe potuto determinare conflittualità e disparità di trattamento fra lavoratori locali e quelli di altri paesi. C'è stato un negoziato molto lungo, direi che sicuramente l'accordo politico è stato raggiunto una volta che si è sciolto il nodo su questo articolo, per cui grazie anche al supporto della Commissione, il supporto tecnico molto prezioso della Commissione europea, si è trovata una soluzione di compromesso che vi ho riportato qui. Ne considerando della direttiva si richiama l'esigenza che si garantisca il rispetto della normativa europea e si richiama esplicitamente la direttiva di stacco dei lavoratori, e comunque si esplicita che sarà sicuramente possibile utilizzare e fare riferimento alle clausole più favorevoli per il lavoratore. E noi abbiamo sostenuto questa disposizione, perlomeno come disposizione di principio, perché poi questa viene declinata in una serie di articoli della direttiva, in particolare che riguardano i criteri di aggiudicazione e le cause di esclusione. In relazione a quest'ultimo punto abbiamo espresso qualche perplessità in quanto sicuramente non è di facile applicazione concreta questa disposizione, perché utilizzare il rispetto degli accordi collettivi come parametro da parte della stazione appaltante poi per decidere l'ammissibilità o meno alla procedura dell'operatore economico è sicuramente complicato, e la collega del Ministero delle Infrastrutture sicuramente concorda con me e magari potrà anche fare cenno a questa problematica più tardi. Sempre nel contesto dell'uso sostenibile degli appalti abbiamo appoggiato le disposizioni che si riferiscono all'obiettivo dell'integrazione sociale delle categorie svantaggiate, in particolare l'articolo 17 che esiste già nella direttiva vigente, che si riferisce alla possibilità di riservare appalti alle imprese che assumono una certa percentuale di lavoratori disabili o svantaggiati. È stato sollevato un problema da parte del Parlamento europeo, che comunque è stato risolto in sede di trilogo, nell'ultimo trilogo. Mi riferisco all'introduzione su richiesta della delegazione del Regno Unito in sede di negoziato, e il collega Peter Benn sicuramente ve ne parlerà più tardi, di una disposizione che era stata inserita proprio nell'articolo 17 e che riguarda la possibilità di riservare appalti a organizzazioni che impiegano ex dipendenti pubblici a determinate condizioni. Da parte del Parlamento europeo, ma devo dire anche a livello nazionale, da parte dei rappresentanti delle cooperative sociali, sono state manifestate preoccupazioni al governo italiano per l'introduzione di questa disposizione, in quanto avrebbe depotenziato la portata dell'articolo 17 e la sua originale finalità, che era quella poi di tutelare e di potenziare l'integrazione sociale di categorie svantaggiate. Quindi l'accordo raggiunto con il Parlamento è stato di spostare questa disposizione dall'articolo 17, che quindi rimane dedicato esclusivamente a questo settore, e è stato introdotto un nuovo articolo, il 76A, almeno a quanto ci risulta, perché non abbiamo ancora ricevuto i testi definitivi delle direttive, che sicuramente include la riserva che era stata proposta dal Regno Unito, ma
riguarda un ambito di applicazione più ampio, quindi riguarda la possibilità di riservare appalti a favore di organizzazioni che operano nel campo del sociale, della cultura o della salute. Nel contesto dell'obiettivo altrettanto importante, che è quello della riduzione degli oneri amministrativi, la proposta della Commissione, che è stata fortemente sostenuta dal Parlamento europeo, cioè di istituire un passaporto europeo per gli appalti, è stata stralciata fin dall'inizio, ma la soluzione alternativa che è stata trovata e che è stata poi concordata in compromesso sicuramente è una soluzione altrettanto valida, e quella cioè di potenziare le autodichiarazioni, l'autocertificazione, e di utilizzare un formulario standard che sarà predisposto dalla Commissione europea, che si chiamerà Documento Unico Europeo per gli Appalti, e che consente quindi all'operatore economico di poter partecipare a una procedura di evidenza pubblica tramite semplicemente autocertificazioni che possono essere presentate anche successivamente, in gare successive, a condizioni ovviamente che vengano aggiornate. Noi abbiamo sostenuto questa proposta, così come abbiamo anche sostenuto il potenziamento di strumenti paralleli come l'iCertis, che è una banca dati online che è stata istituita dalla Commissione europea e che contiene l'elenco di tutti i certificati che gli operatori economici che vogliono partecipare a una gara, a un appalto transfrontaliero, devono presentare. E questo consente l'armonizzazione fra gli Stati membri e quindi sicuramente garantisce la possibilità di eliminare quegli ostacoli che poi sono quelli più frequenti per gli appalti transfrontalieri. Per un'altra serie di questioni sicuramente non siamo contenti dell'esito del negoziato, perché avremmo voluto che fossero accolte queste disposizioni o comunque testi più ambiziosi, e mi riferisco in particolare alla questione della reciprocità negli appalti con i paesi terzi. Il Parlamento europeo aveva proposto un emendamento che consisteva nell'estendere anche alla direttiva appalti le norme introdotte in sede di negoziato in Consiglio nella direttiva utilities, e che riprendono gli articoli della direttiva 2004/17 in materia di reciprocità negli appalti con i paesi terzi. Anche qui la quasi totalità degli Stati membri in Consiglio è stata contraria, e quindi questo emendamento non è stato approvato, però è stato introdotto un considerando nella direttiva che fa riferimento all'attuale negoziato sul regolamento in materia di reciprocità, e prevede che la Commissione effettui un monitoraggio stretto, costante, sulle condizioni di accesso generali delle imprese europee agli appalti nei paesi terzi. E per altre questioni che sicuramente sono state a lungo dibattute, e in questo caso non siamo stati in linea con la posizione del Parlamento, riguardano fondamentalmente l'introduzione di deroghe o l'estensione di esclusioni già previste nella direttiva. Questioni che sono state sicuramente al centro del dibattito, soprattutto nell'ultima fase del negoziato, e anche su queste questioni la soluzione di compromesso che è stata adottata ha determinato poi effettivamente lo sblocco della discussione. Mi riferisco in particolare alla questione della cooperazione pubblico-pubblico. L'articolo 11 della direttiva appalti, comunque riportato in analogo modo anche nelle altre due direttive, codifica i criteri della giurisprudenza comunitaria in materia di cooperazione verticale o in-house e cooperazione orizzontale,
e il Parlamento europeo aveva proposto la possibilità di una partecipazione privata nelle società in house controllate. La nostra posizione è stata quella di chiedere comunque delle clausole di salvaguardia, quindi di circondare questa deroga di paletti per evitare distorsioni al mercato interno e comunque un utilizzo eccessivamente discrezionale di questa esclusione. Sicuramente la soluzione di compromesso, che è stata anche questa delineata grazie al supporto della Commissione, viene incontro alle nostre richieste, perché comunque circoscrive la portata della deroga e quindi stabilisce quali sono poi i limiti che questa tipologia di partecipazione privata deve comunque rispettare, quindi che sia prevista dalla legislazione nazionale ma conforme al trattato e che non comporti poteri di veto da parte della partecipante alla società in house, la possibilità di incidere sulle decisioni dell'ente controllato. Un'altra questione che non si riferisce alla direttiva appalti ma alla quale comunque voglio fare cenno riguarda la direttiva concessioni, è l'introduzione di una deroga generalizzata per il settore idrico, voluta e richiesta direttamente dal commissario Barnier a fine negoziato, per venire incontro alle richieste degli operatori, le preoccupazioni di garantire comunque la continuità del servizio in questo settore fondamentale per la collettività in tutta Europa, e quindi è stata introdotta una deroga, un'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva concessioni per le imprese che operano nel settore idrico nel suo complesso. Anche qui siamo stati anche sostenuti da altri stati membri in sede di discussione in Coreper e abbiamo comunque adozione di una clausola di revisione nella direttiva che consenta quantomeno alla Commissione di rivedere gli effetti dell'introduzione di questa deroga dal momento dell'entrata in vigore della direttiva fino a 5 anni per monitorare l'impatto sul mercato. Io mi fermo qua, ovviamente mi associo ai ringraziamenti alla dottoressa Villa, a tutti i rappresentanti delle amministrazioni che ci hanno dato veramente un sostegno importantissimo in tutta questa fase di negoziato, ovviamente i presenti, quindi la dottoressa De Luca del Ministero delle Infrastrutture, l'avvocato Beneventi di Consip, poi interverrà anche il consigliere Camanzi dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la regione Toscana, in rappresentanza delle regioni e i referenti degli operatori economici che hanno dato sicuramente un contributo. E saluto, quindi lascio la parola a Peter Bennett, e ringraziandolo per aver accettato il nostro invito.